serate, poi da quelli che tu hai portato lì, perché erano tutti ragazzi giovani, belle serate, li porti lì e come gestiscono un po' di soldi, un po' di potere e cominciano a guardarsi, a dire io posso fare come lui, e voi siete, siete antidemocratici. Cioè, noi abbiamo quattro regole. Una è due legislature. Tutto quello è il problema. Due legislature. Se tu vieni eletto come consigliere comunale o come consigliere regionale, tu finisci la tua carriera lì. Perché sei stato eletto per quello. Non è che molli e fai il parlamentare europeo. Lo fanno i partiti, noi lo facciamo. Quindi questi ragazzi, capisco anche che Sprite sono alla seconda legislatura, non possono più avere carriera politica nel movimento. Si stanno cercando un'altra cosa e devono ringraziarmi che sono tutti i giorni in televisione a parlare male di me, quindi si fanno un po' di pubblicità, un po' di propaganda, si fanno i loro proseliti, magari faranno un movimento con cui poi potremo collaborare, ma non possono più stare dentro un movimento. Se tu contesti una delle regole fondamentali che hai accettato, lo sapevano anche prima, non è fatto. Abbiamo resistito. Io poi posso essere stato un po' brusco, perché era anni che andavamo avanti così, sobillare, fare anche i ragazzi che erano dentro, perché succede solo a Bologna e in Romagna, Emilia Romagna questa cosa. Dalle altre parti sono tutti che guardano lì e dicono ma cosa stanno facendo? Stiamo facendo una battaglia epocale col voto online, le firme, le cose. Pensate all'antidemocraticità di Grillo, di Casaleggio, che se gestirà dei soldi li ruberà. Ma come ti permetti di fare? Che Casaleggio gestisce dei soldi che non siamo neanche in Parlamento? Cioè soldi che non ha mai visto né preso. Prendono uno che è fuori dal movimento, lo intervistano alla televisione, questo cialtrone dice che Casaleggio terrà i soldi dei parlamentari, ma non ci siamo ancora, non ci sono neanche due lire, rifiutiamo 100 milioni dal coso, se fosse un ladro, fossimo dei ladri, 100 milioni ce li teniamo, li gestiamo noi, con la democrazia dal basso. Allora cosa siamo, i ladri di galline? Prendiamo il rimborso del parlamentare. È che questa gente quando vanno a prendere dei 6, 7, 10 mila euro al mese e se ne tengono 2.500, però la rimanenza non la danno indietro, la gestiscono loro e cominciano a essere cifre e allora cominciano a avere un servizio stampa loro, avere le loro cose, finanza, rispetto agli altri che non ce l'hanno, perché i consiglieri regionali guadagnano, i consiglieri comunali no. Quindi su 450 consiglieri succedono che 20 saranno in disaccordo, se ne andranno, ma è patologica, cioè vuol dire che è una percentuale normale, l'animo umano è quello, e perderemo ancora il 10%, quindi... E forse è un bene. È bene, io mi sono incazzato perché ho detto non vado alle elezioni con voi, ci togliamo il dente. Perché è una brutta cosa, allora l'ho fatto forse un po' brusco, però adesso andiamo tranquilli, andiamo avanti, dobbiamo essere uniti almeno noi, abbiamo contro tutti, contro il Corriere, contro le televisioni, ancora quelli dentro, ma non è possibile, no, basta, avevano un po' esagerato, quindi va bene. Ciro sono rimasto che aveva 50 anni. Ciro è amministratore delegato. Andrebbe meglio. Io è amministratore delegato. Sarebbe più capace. Andrebbe meglio. Meglio del mambo dei passi di Siena. Cioè lì, ragazzi, avete l'esemplificazione di cos'è diventata un SPA quando la banca diventa un SPA. Cosa succede? 7 anni fa. Spolpata, venduta, comprano banche a 10, rivendono a 6, spariscono 4 miliardi, non sai di cos'è. Ma l'avete venduta a meno? Ma il mercato. Sono veramente dei bambini viziati. Ma secondo te il libro che ha comprato la Minetti, La Mignotocrazia, è stato un aggiornamento professionale? Guarda, io non lo so come sia, non mi permetto di giudicare la Minetti o meno la Minetti, però non è questione di Minetti
è questione di un sistema che permette a una Minetti di essere eletta, perché la Minetti, se si fosse candidata nel Movimento 5 Stelle e avesse avuto i requisiti, cioè fedina penale, non ha fatto le legislature, io non avrei potuto dire non entri nel Movimento, ma se fosse entrata nel Movimento, la base del Movimento avrebbe detto di no e io non avrei potuto decidere il sì. Cioè, capisci? Quella è la democrazia. C'è stato un altro, c'è stato un altro che era un massone, aveva tutti i requisiti per entrare. Io ho visto la sua fedina penale pulita, perfetta. È entrato nel Movimento, poi ha fatto una foto da massone, l'hanno segnalato e allora il massone va via. Non c'era nella regola, però noi non ci possiamo permettere questo. Hai capito? Ma non lo decido io. Cioè, è questo, l'hanno deciso naturalmente tutti gli altri. Allora, noi dobbiamo adesso confrontarci non con i partiti ma con i movimenti, con le associazioni, con quelli dell'acqua, con quelli della crescita, crescita felice, con quelli del Notav, quelli del Molin, No Ponte, tutti questi sono i nostri alleati naturali e siamo milioni. Se loro capissero che questo è il veicolo naturale per le loro idee, per le nostre